Nel mio canale ho portato moltissime teorie sulla Marvel, su Coraline, su Gumball e anche sui Simpson. Ma vi sareste mai aspettati una teoria su iCarly? Bene, oggi vedremo tutta la verità dei collegamenti tra iCarly e le altre serie TV targate Nickelodeon. Ma prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di lasciare like al video per supportare il mio canale, commentare, condividere con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Sigla! Le serie TV che questa teoria collega sono iCarly, Sam & Cat e Drake & Josh. Perché tutte e tre le serie hanno un personaggio in comune, almeno appunto si crede con questa teoria. Vi informo ovviamente, questa teoria potrebbe essere distruggi infanzia e potrebbe essere anche spoiler per chi non ha visto il finale di iCarly. Ma iniziamo a parlare di questa piccola teoria che è molto stramba. Siete ovviamente liberi di non crederci. Le tre serie Nickelodeon che vi ho detto prima hanno un personaggio in comune. Questo personaggio è quello che avete visto nella miniatura di questo video. Il personaggio è interpretato da Jerry Traynor. In iCarly interpreta Spencer Shay, il fratello di Carly. In Drake & Josh interpreta il pazzo Steve, mentre su Sam & Cat interpreta ancora una volta il pazzo Steve. Quindi interpreta due personaggi diversi in queste tre serie. E se in realtà Jerry Traynor sta interpretando lo stesso personaggio in tutte e tre le serie? Sto parlando del pazzo Steve, non di Spencer Shay. Quindi Spencer in realtà non esiste, perché infatti la teoria spiega come pazzo Steve si sia creato una nuova vita a Seattle, rapendo la sorella di Drake, che ricordiamo è Miranda Cosgrove, e trasferendosi a Seattle, diventando un artista. Questo potrebbe spiegare anche i comportamenti molto strani di Spencer Shay. Tranquilli ragazzi, ora vi spiego meglio questa teoria. Come sappiamo, in Drake e Josh è presente Jerry Traynor nei panni di pazzo Steve. Nella serie non c'è solo Jerry Traynor che ha partecipato pure a iCarly, ma c'è proprio Miranda Cosgrove. Pazzo Steve rapisce la sorella di Drake, le fa un lavaggio del cervello e le fa credere di essere una ragazza di nome Carly. E da qui gli eventi della serie iCarly. Ma come possiamo intuire che Drake & Josh e iCarly sono nello stesso universo? Beh, da un episodio preciso di Sam & Cat. Quello in cui si presenta di nuovo Nora Dunkling, lì come si chiama. Perché lì vediamo il pazzo Steve incarcerato. La teoria spiega che Spencer, dopo che Carly è andata in Italia, viene catturato e si scopre essere appunto il pazzo Steve e viene messo in quel carcere che vediamo in Sam & Cat. Questa teoria è molto strana. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Pensare che quello che vediamo in iCarly non è una persona normale ma è un pazzo che ha fatto il lavaggio del cervello a molte persone. Davvero strano. Il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate il link giù in descrizione, assieme al link per partecipare al contest per vincere un DVD o un Blu-ray, e ai link di altri video che vi potrebbero interessare. Rispondete al sondaggio che sta comparendo ora nelle schede, e niente, io sono il pensiero di Andre. Questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!